In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se infatti voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, giovedì 17 di giugno. Il Vangelo di questa giornata ci parla appunto della formula, della traduzione di quello che è il Padre nostro, ovvero l'unico accesso per ricevere le grazie che noi desideriamo. Naturalmente in questi ultimi tempi si è dibattuto molto sulla validità del Padre nostro, che è stato modificato rispetto a quello precedente. Ma noi non abbiamo assolutamente né la conoscenza né la capacità e neanche il discernimento di stare a guardare queste sfumature, se una preghiera può essere più o meno valida alla luce del fatto che comunque le traduzioni possano in qualche maniera destabilizzare il concetto di Vangelo e il concetto di credo. In realtà, se noi dovessimo guardare la Bibbia, sicuramente è stata annacquata rispetto a quello che è stato il concetto primordiale delle scritture. Quindi a partire da Sisto VI, che aveva rivoluzionato tutta la Vulgata, noi possiamo comunque entrare in una concezione un po', secondo me, erronea, che in qualche maniera si concentra solo esclusivamente su un fattore letterale. In realtà la Bibbia ha una concezione molto più ampia. Sicuramente vi devono essere delle traduzioni perfette, sicuramente vi devono essere delle declinazioni, quello spezzare anche la parola, ma in senso più ampio. Quindi quando noi ci troviamo davanti al Vangelo di oggi, ovvero la preghiera per eccellenza, il Padre nostro, non possiamo prescindere dal fatto che pensare che una traduzione rispetto all'altra possa snaturare la preghiera stessa, altrimenti non sarebbe più una preghiera ma una formula. E quindi la formula di per sé stesso ha una validità che può averla sì sulla terra, ma non sicuramente col Signore. Quindi le devozioni che noi possiamo che possiamo avere nel cuore, che possono partire dai santi, può partire dalla Madonna, dall'angelo custode, sono tutte delle devozioni che basano su quello che è un rapporto non di certo letterario, in cui io devo fare il rosario di Santa Rita e questo rosario mi può dare di più rispetto a una preghiera spontanea verso Santa Rita. Quindi, nonostante io pubblichi preghiere, sono il primo a dire che secondo me è più valida, vado contro il mio interesse, è più valida una preghiera spontanea a Santa Rita rispetto a quella che posso pubblicare io. Lo so che può non aver senso per chi fa contenuti, però credo che la spontaneità ancora oggi abbia più accesso a Dio rispetto a una preghiera preimpostata, che può sicuramente portare tantissime grazie, perché nessuno può immaginare quante grazie possa portare una preghiera. Ma nello stesso tempo io non dico che non si debba fare le preghiere che si trovano sul mio canale o altri canali, ma sicuramente quando voi avete fatto una preghiera a Santa Rita che avete preso da YouTube, fate sicuramente una preghiera spontanea, che a mio avviso è più valida. Cioè, createvi quel momento veramente di devozione che possa partire da una cosa che viene dal cuore e finire ad un qualche cosa che viene appunto dal santo. Ecco, io credo ancora che le formule siano limitative. C'era un sacerdote che ha fatto per 35 anni il missionario in Egitto, e un comboniano, e lui lo diceva sempre: attenzione come ti poni verso Dio, perché se ti poni in maniera così molto
molto asettica, quindi ti basi solitamente su quelle che sono le preghiere, quelle che sono le formule, non arriverai mai da nessuna parte. Ecco un po' come succede quando noi andiamo su YouTube o andiamo in qualche sito e troviamo la dicitura, il titolo, preghiera potente per ottenere questo, preghiera miracolosa per ottenere quello, preghiera di intercessione che fa avere questo e questo. Ecco, sono solo ed esclusivamente delle realtà che si trovano in stile Vannamar, in cui appunto ci deve essere un mercato della preghiera, ma noi non siamo mercanti e non siamo persone che devono in qualche maniera guadagnare o cercare di abbindolare la gente. Chi viene su questo canale viene liberamente, chi vuole mettere un commento lo metta, chi vuole mettere una segnalazione di un'intenzione di preghiera la metta, chi vuole mettere qualcosa che gli fa piacere non c'è nessun problema, però l'importante è che si rientri in quel concetto in cui non esiste una vera formula, esiste una preghiera e sicuramente il tutto prescinde dal Padre Nostro. Chi si distacca dal Padre Nostro cercando di vivere e di pensare che esista un modo diverso per poter accedere a Dio, che viene bypassato da quello di essere figli di Dio attraverso la preghiera principe e di bypassare il fatto di vivere come fratelli, perché se siamo figli di Dio siamo fratelli di tutti, ecco, forse anche questo canale, probabilmente chi si approccia e non vive questo non ha ancora capito quello che è il senso del vivere in comunità. Non c'è nessuna differenza tra me o chi scrive o chi non commenta e guarda solamente il video, siamo tutti fratelli, si cerca tutti di andare d'accordo. È naturale che probabilmente non si andrà mai d'accordo al 100%, però si rispettano le differenze di tutti. Di modo che questo video, ogni video che viene caricato, sia una preghiera che non ha una formula, ma ha una sostanza. La sostanza di dire: Signore, io ci sono e ti porto dietro tutti i miei fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. La 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 la.